Tu hai cominciato scrivendo fantascienza, poi sei passato ad altri generi. Quali considerazioni stanno alla base della scelta di un genere piuttosto che di un altro? Io ho cominciato a scrivere fantascienza all'inizio, però in maniera no, tutt'altro che professionale, neanche con intenti di pubblicazione vera e propria. Ho cominciato a scriverlo perché volevo divertirmi ripescando i generi che mi erano piaciuti durante la mia adolescenza. Ero stato un grande lettore di fantascienza, poi avevo smesso e ho cominciato a scrivere dei libri di storia. Per distrarmi da questo tipo di attività, decisi di ritornare a quel tipo di letteratura che mi aveva molto condizionato come immaginario, eccetera, dandone una mia versione. Per questo poi risultò una sintesi fra generi diversi, quasi, in cui c'erano elementi di fantascienza, elementi horror, peraltro moderati, elementi di romanzo d'indagine, erano tutte le cose che mi erano piaciute da adolescente e che ripescavo e tentavo di riproporre. Questo lo chiedo a tutte e due, quindi potete anche discuterne. C'è una funzionalità però di un genere rispetto all'altro, cioè uno dice scrivo fantascienza perché per quell'obiettivo lì la fantascienza è più funzionale, scrivo piuttosto horror perché o è semplicemente una questione di atmosfera. Tutte e due le cose, cioè da un lato, intanto ci terrei a chiarire una cosa: di tutta la narrativa di genere la fantascienza è la più completa e più duttile, ma non c'è, non credo che altri generi stiano alla pari della fantascienza, che può comprendere quasi tutto, praticamente. Poi la fantascienza mi permetteva anche di mettere in scena dei miei dubbi sulla società contemporanea, proiettandoli, nel mio caso, a volte nel passato, ma molte volte anche nel futuro. Le cose che temevo, ci sono spesso nei, che temo, ci sono spesso nei miei libri: la spersonalizzazione, la freddezza progressiva dei rapporti. E a questo si prestava forse meglio la fantascienza di altri generi, mi permetteva anche di costruire tutto un ciclo che sarebbe stato un po' difficile costruire negli stessi termini se si fosse trattato di un genere horror, diciamo così. Io credo che, tra l'altro, si siano un po' sfumati negli ultimi decenni i confini tra i generi. Proprio i romanzi di Valerio ne sono un ottimo esempio, anche limitandoci alla sua serie canonica, la sua serie più famosa comunque, quella dell'Inquisitore Emeric. Noi li troviamo contemporaneamente elementi gotici, elementi del romanzo storico, del romanzo di avventure, della fantascienza. Tra l'altro ricordo che all'origine lui non aveva, ce lo potrà confermare, concepito la serie di Emmerich come una serie contaminata con la fantascienza. Era una serie gotico-storica e così era anche arrivato, e così anche circolava il manoscritto, credo, del suo terzo romanzo, quello che è. E poi gli fu consigliato dalla redazione di Urania, quando si prospettò anche una pubblicazione, la sua partecipazione al concorso del premio Urania, eccetera. Gli fu consigliato di, cosa che lui prontamente accolse e poi risolse genialmente, di inserire una parte fantascientifica, per la quale lui, in occasione di quel romanzo in particolare, che oggi è Nicholas Emeric, Inquisitore, si ispirò, credo, anche a soluzioni che hanno trovato autori illustri del passato, come Jean Rey, per esempio. E la soluzione finale di Nicholas Emeric è proprio questo, insomma, sì, c'è della fantascienza, ma trattata molto originalmente in un contesto di letteratura fantastica generale, insomma. Quindi il fatto che un autore poi possa preferire l'autore, secondo me dovrebbe sempre seguire la strada che preferisce, come anche Valerio fa, cioè scrivere assolutamente quello che desidera, non farsi condizionare di autori che seguono o credono di seguire le tracce del mercato. Oggi, per esempio, molti autori di Urania o aspiranti autori di Urania fanno delle cose cyberpunk, chiamiamole così, o di quell'ambientazione là. Lo fanno perché pensano, oppure dei noir fantascientifici, loro lo fanno perché pensano di essere agevolati anche nella pubblicazione. Ma io dico,
che ognuno dovrebbe scrivere quello che veramente desidera e sente. Anzi, meno si inserisce in un solco, più io personalmente lo guardo con favore, insomma. Inserirsi in un solco ha delle facilitazioni, ma poi presenta anche dei problemi. Perché si fa sempre meno fantascienza o la si fa sotto altri nomi, techno-thriller, cose così, avant-pop? Questo credo che sia perché si è diffusa in Italia in particolare, la fantascienza si è fatta una cattiva fama, una cattiva nomea. Anche l'altro giorno in televisione si diceva che il giallo ha successo e la fantascienza no. Questo è anche vero, insomma, il successo economico del giallo non è paragonabile a quello della fantascienza. Quindi molti autori che non vogliono finire relegati in un ghetto, come anche quello dell'edicola, per esempio, ma comunque non vogliono essere bollati, allora preferiscono usare una formula mista per poi accedere più facilmente a una pubblicazione da libreria dignitosa o comunque sperare in un maggiore successo. Però ripeto, io credo che questo sia un fenomeno anche molto italiano, dove un tempo anche il giallo scritto da autori italiani era assolutamente minoritario e ghettizzato. Ora per fortuna è esploso, io mi auguro che prima o poi anche al fantastico. Noi speravamo molto che il successo avuto in libreria da Valerio Evangelisti facesse un po' da traino. Non è stato così, anche perché la sua era una formula molto originale, non era una formula, cioè era un genere innovativo, quindi non è stato così. Però non è detto che prima o poi non possa spuntare un autore che, riagganciandosi a queste esperienze o facendone ancora di nuove, non abbia un successo come, per esempio, Tullio Avoledo, l'elenco telefonico di Sì. Atlantide, quello non lo si dice. Ma è un romanzo di fantascienza a tutti gli Certo, effetti. Ecco, certo. casi del genere potrebbero aprire la via anche a una fantascienza nazionale, anche di successo. Va detto che, fra l'altro, la fantascienza letteraria può essere in crisi più o meno duratura, ma la fantascienza in genere ha vinto, nel senso che è uscita dai semplici romanzi e ha contaminato praticamente tutti i media, dai giochi di ruolo ai telefilm, ai film, la società intera è piena di fantascienza. Questo ha fatto sì poi che la fantascienza non si limiti alle collane, dedicate. Da un lato questo può essere male, perché non c'è più un prodotto riconoscibile che in qualche modo faccia da scuola numero dopo numero, però è anche il riconoscimento in fondo della maturità di un genere letterario che una volta era totalmente negletto e che oggi viene a volte adottato da autori importanti che ritengono che quella forma di narrativa sia particolarmente efficace per dire ciò che vogliono. Altre volte danno vita a prodotti magari insoliti, magari non totalmente inseriti nei canoni, ma stimolanti. Ancora il processo incompiuto, adesso non sappiamo dove andrà a finire, però sono state tante le fasi storiche della fantascienza fino ad oggi. Io penso che altre seguiranno. Rimane però che effettivamente c'è più un ripiegamento nel passato piuttosto che uno sguardo nel futuro. Oggi, cioè, per esempio, hanno più successo romanzi storici o fantasy medievale, cose di questo genere, anche polizieschi storici, eccetera. C'è una ragione per questo. Appunto, diciamo, ripiegamento nel passato, non si ha più voglia di guardare al futuro, si ha paura. Io credo che in gran parte l'idea di futuro che si aveva negli anni 60 e 70 sia andata in crisi, si è consumata, insomma. Poi non solo si è consumata idealmente, è stata raggiunta dalle tecnologie sempre più pervasive, però secondo me c'è anche un motivo di fondo che è quello che l'industria dell'editoria, della cultura, anche del cinema però, della televisione, non ha interesse più che tanto, insomma. Certo, le nuove idee sono sempre necessarie, ma vediamo che quello che prevale oggi è il tentativo di amalgamare, di livellare, di trovare un filone e poi sfruttarlo al massimo, non di trovare le eccezioni. Le eccezioni poi sono da tutti acclamate quando hanno successo, ma intanto il lavorio quotidiano
consiste nel battere sempre lo stesso chiodo e quindi è più facile probabilmente batterlo. A parte il fatto che i generi che tu hai citato, il romanzo storico, il poliziesco, sono sempre stati dei grandi beniamini del pubblico, perché lì rivive fortemente la passionalità anche del lettore, della lettrice, dello spettatore che si immedesima molto più facilmente in una vicenda del genere che non una vicenda molto astratta di scienza o di società future. Ecco, l'idea di società future è andata abbastanza in crisi. Noi siamo in un'epoca in cui, secondo me, non lo so Valerio cosa ne pensi, ma secondo me noi siamo in un'epoca di crisi utopica proprio, quando una parte dell'anima della fantascienza è stata sempre anche quella utopica, cioè il desiderio di un domani radicalmente diverso. Sì, è venuta meno la nozione di alternativa, che ci possa essere qualcosa di radicalmente alternativo all'esistente. Questo coincide poi con tutti i discorsi sulla fine della storia, eccetera. Quando noi eravamo molto più giovani, già avevamo di fronte un mondo che poteva scegliere da una parte o dall'altra, diciamo. C'erano due sistemi, uno sceglieva il capitalismo o il socialismo. Assieme a queste due alternative se ne potevano aprire poi tantissime altre. C'erano molti romanzi che si dedicavano alla descrizione realtà future. Adesso la sensazione è un po' che si è andata persa l'idea stessa che ci possa essere qualcosa di totalmente diverso dall'esistente. Allora si hanno poi dei ripiegamenti nella fantascienza, che spero temporanei. Da un lato il ripiegamento su una fantascienza che si avvicina molto alla divulgazione scientifica, si allontana molto dalla letteratura e invece tenta di esporre teorie sempre più complicate, così limitando anche molto il numero dei lettori. Dall'altro il ritorno a una fantascienza puramente avventurosa, come quella degli anni 30-40, però purtroppo non più fresca come allora. Infatti. E tante volte di imitazione dei telefilm, quando una volta era piuttosto il cinema o le altre forme di spettacolo che imitavano la fantascienza scritta. Io spero che sia transitorio questo. Io a questo proposito volevo aggiungere una cosa, che in effetti a pensarci bene, il grande successo dell'idea utopica e dell'idea stessa di futuro è ben limitata nel tempo. Comincia questa cosa all'inizio del Settecento e probabilmente va in crisi, auguriamoci mai definitivamente, va in crisi alla fine del Novecento, insomma, comunque nella seconda metà del Novecento in qualche modo. Già nella prima metà del Novecento voglio vedere un utopista come avrebbe fatto i conti con un nazismo rampante, con una seconda guerra mondiale alle porte o in atto, o dall'altra parte con uno stalinismo, eccetera. Quindi è stato un periodo quasi miracoloso, forse anche conclusivo da una certa parte dell'avventura del pensiero occidentale, quello che ha coinciso da un lato con l'utopia e dall'altro con la sua traduzione anche letteraria fino ad arrivare alla fantascienza. È stato anche il periodo di massimo rigoglio del pensiero scientifico. Oggi noi non sappiamo quasi più, la scienza avanza molto da un punto di vista teorico, ma il pensiero scientifico, cioè il pensiero, l'epistemologia, cioè la traduzione anche in termini, scusatemi la parola, filosofici di tutto questo apprendere, a che punto è? Forse quella segna un po' il passo. E allora ecco che si è chiuso veramente un po' un capitolo. Però quello che ci auguriamo tutti è che sia una cosa temporanea. Dove andrà il mondo di domani? Ovviamente non possiamo dirlo, e magari nuove fasi permetteranno nuovi livelli di speculazione. Sì. Del resto anche la letteratura normale fa speculazione, cioè non è che questo sia demandato soltanto a quella utopica o okay. Che si tratta, però probabilmente la stessa letteratura e lo stesso anche cinema, ormai vediamo come era concepito una volta, si stanno trasformando in qualcosa che non possiamo ancora capire cosa sarà. Il cinema e soprattutto le serie televisive. Insomma, in tutto questo sembra esserci un po' una contraddizione, mentre nella letteratura la fantascienza sembra segnare un po' il passo, salvo poi, appunto, diciamo, ha vinto, e nel cinema e nelle serie televisive ha grande successo, o sembra averlo. Poi io rispondo per le serie televisive, in cui pare che io sia più competente di Giuseppe, lascio a lui il cinema. Le serie televisive, almeno le principali, hanno
avuto una notevole evoluzione rispetto ai vecchi modelli, un'evoluzione che è stata anche interna. Molte serie televisive, oltre a usare un linguaggio abbastanza nuovo, penso a Lost, penso a Battlestar Galactica, eccetera, tutti molto diversi dai tempi di Star Trek o anche del Prigioniero, eccetera, mettono in scena l'ambiguità in qualche modo. Sono quasi spariti i personaggi totalmente positivi o negativi. Gli eroi di Star Trek non ci sono più. Le serie ultime di Star Trek non sono più all'avanguardia come potevano essere allora. È stata un'evoluzione nel senso della maturità, che c'è stata anche nella letteratura per molti aspetti, ma non è stata così programmatica e massiccia come è stato nel mezzo televisivo, che del resto si apparenta molto ormai al cinema per come è concepito. Poi c'è stata anche una complicazione dei temi. Nel senso che se io dico per esempio Battlestar Galactica e dico Lost sembrano due cose completamente diverse, ma in realtà c'è un tasso di mistero in Battlestar Galactica che quasi equivale a quello di Lost, anche con fughe mistiche o cose di questo tipo. Cioè la televisione ha saputo a un certo punto affrontare la complessità. E questo l'ha separata un po', mettendola purtroppo all'avanguardia, dico purtroppo per il mestiere che faccio, rispetto alla narrativa che oscillava molto su quel piano lì, e alla fine molto spesso scivolava nella semplificazione rispetto alla fantascienza del passato. Tu dicevi del cinema? Per quanto riguarda il cinema, io credo che sia paradossalmente indietro anche rispetto alla televisione. Insomma, io penso davvero, pur non essendo un seguace accanito delle serie televisive, che però quanto a narratività ormai le serie migliori danno dei punti al cinema. Perché il cinema ha finito sempre più nel cinema, parlo fantastico, di fantascienza, ha finito sempre più col fidarsi del potere magnetico dei suoi effetti speciali, che sono naturalmente una cosa sacrosanta fin dall'inizio del cinema, perché quella è un'arte, ma del resto anche in teatro ci vuole la macchina, poco da fare, la cannonata deve sparare, l'angelo deve calare dal cielo, ma nel cinema in modo particolare il bello è che l'effetto speciale ha sempre permesso di farti vedere nello stesso fotogramma quello che è perfettamente oggettivo e reale e quello che non lo è. Pensiamo per tutti a un film come King Kong, il classico. In King Kong tu vedi da una parte un'attrice che si dimena, urla veramente, e nello stesso fotogramma vedi un essere che non esiste ma che si muove, respira quasi, eccetera, in virtù di una serie di trucchi. Questa è stata la grandezza del cinema. Tuttavia ha raggiunto un certo livello di perfezione. E ha anche raggiunto un certo livello di costi economici che sono saliti a dismisura, l'effetto speciale è stato visto come l'unica panacea in grado di sopperire a qualunque altra mancanza, mancanza di idee nella sceneggiatura, mancanza di vario tipo. Anche perché se un film costa 100 milioni di dollari, intendiamoci, deve assolutamente recuperarli e anche raddoppiarli, e si è visto che con un uso massiccio degli effetti speciali e con una riduzione alle linee essenziali delle trame, eccetera, parlando questo in linea molto generale, si ottiene un successo planetario. La cosa va bene in America, ma va bene anche in Giappone, va bene presto anche in Cina, in Russia e così via. E allora il cinema fantascientifico ha fatto mirabilie dal punto di vista visivo, ma spiace dirlo, di queste mirabilie poi non ci ricordiamo, perché queste scene, queste soluzioni sono poi banali. Forse non sono tanto banali, non sembreranno tanto banali quando le si potrà isolare dalle trame banali, ma per adesso, viste nell'insieme del film, sono scoraggianti perché non ci interessano più di tanto. Anche se poi, quando vediamo, che so, i migliori Guerre Stellari, eccetera, siamo dispostissimi a partecipare per il tempo che dura il film a questa azione. Ma ecco, si tratta sempre di prodotti che funzionano finché il proiettore cigola e va avanti.
Quando le luci si spengono e uno esce, io questo mi domando, cosa rimane di queste cose? Mentre noi sappiamo che dei classici del cinema rimaneva per molto tempo la memoria, la suggestione, e alcuni potevano anche cambiare l'esistenza di alcune persone, o perlomeno influenzare la fantasia degli spettatori. Quindi no, io penso davvero che la narratività nel cinema sia stata un po' accantonata a favore proprio dell'insieme. Mentre invece in televisione, come diceva Valerio, come anche in certi fumetti, per esempio, si possono fare adesso paradossalmente degli esperimenti narrativi, cosa che non sembrava consentita un tempo. Sì, aggiungerei una cosa, che gli esempi di cinema di fantascienza relativamente recente che ritengo più riusciti sono quelli che hanno operato la svolta che in qualche modo Philip Dick operò nella narrativa di fantascienza. Vale a dire film come Matrix, Dark City, Tredicesimo Piano, eccetera, che sono film dickiani, anche se non tratti da Dick, si interrogano su cose come la consistenza della realtà, è vero quello che vediamo oppure è una nostra illusione, eccetera. In questo senso una parte di film si salva dal disastro generale perché si rifà a qualcosa di letterario che c'era prima, a delle invenzioni che erano nate nella narrativa. Questa è la mia sensazione. E anche qua però le riprendono queste cose come tradizione del cinema. Un tempo, io ricordo quando eravamo più giovani, come diceva Valerio, anche allora esistevano i bastian contrari. E mi ricordo che per uno di noi che usciva estasiato da una ripresa del Pianeta Proibito, ce n'erano 10, soprattutto tra i lettori di fantascienza, che dicevano: ma che banalità, la fantascienza letteraria è più avanti. Io lo ricordo benissimo questo, e allora mi arrabbiavo perché io mi riuscivo abbastanza di godere di entrambi. Così anche oggi il cinema, è vero questa cosa, che il cinema riprende le idee anche letterarie, magari lo fa molto in ritardo, poi le adatta come può. È vero però che alcuni film le adattano in modo particolarmente suggestivo per grandi strati del pubblico, poi si tratta di novità, perché Sì. non tutti hanno letto Dick, e quindi quando vanno a vedere Matrix si entusiasmano come di fronte a un genuino, a una riflessione genuina, che in parte è. Ultima domanda. Come Un'ultima domanda. vedete il futuro della fantascienza? Per quanto mi riguarda, penso che sia io parlo della fantascienza letteraria, perché il resto ormai c'è e nessuno credo che lo toglierà. Penso che tutto sommato sia un genere letterario ancora relativamente giovane, se lo guardiamo oggettivamente, e quindi suscettibile di ulteriori sviluppi che al momento imprevedibili. Io penso che la storia poi non procede sempre in maniera lineare, no? Se adesso c'è una generale mancanza di senso dell'utopia, non è detto che ci sia domani, anche perché certe sicurezze, mettiamo economiche, sembrano essere seriamente in crisi. La fantascienza tante volte è morta e poi è risorta in altre vesti. Non sarei quindi pessimista in generale. Diciamo che quello che vorrei sarebbe quasi un ritorno della fantascienza a livello di base, voglio dire, mi spiego meglio. Le riviste che hanno fatto la fantascienza, qua io non parlo dei grandi padri fondatori tipo Wells, Verne, Stapledon, eccetera. Le riviste che hanno fatto la fantascienza erano rivistine da due soldi, veramente, cioè guardandole oggi come veste grafica erano pessime, o almeno non erano talmente brillanti e oggi vengono recuperate semmai a livello di nostalgia, diciamo. Però c'erano dei giovani talenti che approfittando di quella sede in piena libertà, guadagnando due soldi, mettevano in campo valanghe di idee. Quello che uno nota oggi è una certa assenza di vivacità di chi dovrebbe invece averne di più, vale a dire le giovani generazioni, diciamo così. Anche questo può cambiare, insomma, però bisognerebbe che si tornasse a una
diffusione. In questo senso non amo del tutto il fenomeno, peraltro positivo, del mescolare opere di fantascienza a opere di narrativa generale. Non sempre andrebbe fatto, perché il giovane autore pieno di idee non troverebbe collocazione in quel tipo di collane lì. Non dico che si possa tornare oggi al tempo delle fanzine che c'erano una volta, o se ci saranno fanzine saranno informatiche in questo periodo. Andrebbe comunque, occorrerebbe una specie di movimento dal basso che riporti la fantascienza alla sua freschezza, che poi è l'elemento che è andato perduto, la freschezza. Può darsi che questo movimento si possa rigenerare attraverso internet e i contatti che permette, soltanto un'ipotesi, perché poi internet da un lato avvicina, ma dall'altro allontana, perché ognuno è in casa sua, al massimo chatta, ma fisicamente separato dagli altri. Però sembra che nel caso della fantascienza il fenomeno internet abbia una grande importanza per quanto riguarda l'aggregazione, anche il diffondersi delle idee, anche il poter comunicare direttamente con gli autori, i quali danno generosamente i loro contributi, mettono a disposizione i loro racconti, spesso in modo del tutto gratuito e così via, intervistarli e così via. Per quanto riguarda il futuro editoriale della fantascienza, ma io mi voglio limitare soltanto all'Italia, perché tra l'altro all'estero la situazione è diversa e c'è un mercato editoriale diverso dal nostro, che conosce per esempio il fenomeno del cosiddetto mass market, cioè il libro economico di massa, però venduto in decine di migliaia di copie, che noi abbiamo poco qui da noi. Ma per quanto riguarda il mercato italiano, il rischio che c'è è che, come è successo in altri paesi europei, quelli scandinavi, pare la Svezia sia stato il primo, la fantascienza rischi di scomparire come tale, cioè come genere riconosciuto, e continui la sua vita letteraria, presentata però non più come fantascienza ma come narrativa qualsiasi, come è successo qua in Italia con i romanzi di Avoledo e tanti altri, come da tempo succede con quelli di Valerio e così via. Può darsi questo. È questo necessariamente un bene? Ma anch'io penso che però un minimo di riconoscibilità le vada dato, perché in fondo la fantascienza è stata sempre anche un movimento, questo è vero, un movimento editoriale mosso spesso da una notevole speculatività, ma bisogna avvicinare anche un pubblico, diciamo la verità, un po' ingenuo anche, oppure un po' di bocca buona all'inizio, che poi però si forma e cambia il suo gusto e va avanti. Quindi bisogna dare la possibilità di un primo accesso. Una collana come Urania cosa ha sempre fatto, nel bene e nel male? Però ha dato sempre la possibilità di un primo accesso per il suo prezzo, per essere presenti in edicola, e così altre collane anche in libreria hanno fatto questo. Se viene del tutto meno l'identificazione col genere e la narrativa fantascientifica diventa appannaggio soltanto dei librai, ma senza una chiara identificazione, beh, questo farà del bene sicuramente a una serie di autori, di editori e anche di lettori, ma credo che stroncherà il fenomeno fantascientifico di base di cui giustamente parlava Valerio. Di questo c'è bisogno, perché la fantascienza, a differenza del giallo, del western, della love story, non è, almeno inizialmente, un genere di facile approccio. Cioè occorre un po' semplificare l'accesso. E come lo semplifichi? Offrendo un libro possibilmente economico, attraente, eccetera, a un lettore che inizialmente è un lettore garibaldino, chiamiamolo così, sperando che poi dopo affini il suo gusto e passi avanti. Passi anche ai classici del genere, ne riscopre il passato, si avvicini a Wells, eccetera. Quindi questa funzione secondo me dovrebbe rimanere. Se poi rimarrà effettivamente, non so dirlo, perché in Italia c'è anche il fenomeno di un'editoria, se posso dirlo, senza, pur dal suo interno, piuttosto miope, nel senso che o le cose danno grandi soddisfazioni oppure muoiono. Ma perché non si può fare qualcosa per rivitalizzarle? Bisognerebbe per ogni prodotto, come per ogni pianticella. Io ricordo molti anni fa quello che dichiarava un editore storico della fantascienza in Italia, Gianfranco Viviani, dichiarava che all'inizio le cose non sempre gli andavano bene come poi gli sono andate. E lui persisteva, insisteva, perché aveva una struttura che gli permetteva di farlo. Oggi io credo che molti editori abbiano tirato a priori remi in barca, alcuni hanno rinunciato proprio al genere, dei grandi editori nessuno lo pratica,
virtualmente, insomma, tranne appunto quelli che lo facevano storicamente e che conservano questa piacevole nicchia.